Ma con noi però abbiamo anche in linea un personaggio simpaticissimo. Vorrei salutare Michele Conidi. Buonasera Michele. Buonasera a tutti, buonasera e complimenti per la ragazza che ha cantato prima, una voce fantastica. Soprattutto l'ultima interpretazione mi è piaciuta veramente tanto. Ti faccio i miei complimenti. Noi ringraziamo te, ma giustamente ringraziamo anche Alicia che è stata nostra protagonista. Michele Conidi, il cosiddetto personaggio, la belva del web, da dove nasce questa indicazione? Beh, è nata qualche anno fa, circa 7-8 anni fa. Inizialmente ero le Iene del web, perché ho partecipato in due puntate delle Iene, e sai quando si vedono quelle puntate dove ci sono tante Iene, io ero uno di quelli praticamente che non mi vedevo. Così mi è venuta l'idea di realizzare, di creare appunto un mio personaggio. Inizialmente ho appunto portato le Iene del web facendo interviste nel mondo del cosplay, perché comunque è un mondo molto affascinante, molto particolare, colorato. Poi da lì ho cominciato a creare, a realizzare comunque delle parodie, portando delle canzoni, facendo ballare i vari cosplayer, perché mi sembrava il caso di farli divertire ancora di più. E l'anno scorso ho avuto l'idea di realizzare io una parodia modificando il brano, e infatti il primo grande successo, diciamo, è stato che Noi siamo migliori, cantato da due ragazze e un ragazzo, Marco Bonafaccia e Susanna Bianconi e Federica Potenziani. E quest'anno ho riproposto un altro brano, che è la parodia di Faccio quello che voglio, sempre cantato dalla voce fantastica di Susanna Bianconi, lei non può mancare, e quest'anno anche da Mr. Cartoon, Mattia Carola, molto bravo anche lui come cantante. E siamo andati molto bene, molto bello il video, molto bella la canzone, e giustamente è dedicato al mondo del cosplay. Le parole non sono così a caso, non è una parodia a caso, sono tutte parole che appunto vengono dedicate a questo mondo. Ecco, infatti, insomma, praticamente poi tu hai rivisitato il brano, lo hai riscritto proprio appunto perché hai voluto dedicare a questa fantaparodia del cosplay il brano, che è un brano attualissimo, un brano che abbiamo ballato tantissimo, balleremo anche adesso, insomma, con la rivisitazione che hai appena realizzato. È una cosa divertente, anche perché io, guarda, chi non conosce questo mondo consiglio di entrarci, di farci parte almeno per un giorno, perché è veramente bello. Ritorni bambino, nel mondo della fantasia. Esatto, torni bambino. È bello. Michele, ma che progetti ci sono per il tuo futuro? Guarda, io in questo momento sto terminando la realizzazione di un videoclip, perché io inizialmente, partiamo che sono un regista di videoclip, spot e cortometraggi, e sto terminando questo videoclip, che è appunto la canzone Every Person di Alessandra Casino, che tra l'altro è colonna sonora di un mio cortometraggio che 5 minuti ancora, che è in concorso al Davide di Donatello del 2019, per cui è un tema sul sociale, sul bullismo. Sono felicissimo per questa cosa, perché è un progetto molto importante, per cui diciamo passo dal comico, dalla parodia al progetto sociale. Poi ho altri progetti, sono anche protagonista in un film Pronto a tutto, che uscirà nelle sale nel 2019, di un giovane regista. E mi sto divertendo così. Io nella mia vita comunque ho realizzato tanto, degli spot pubblicitari contro l'abbandono degli animali, il più importante è Mi fa un baffo il gatto nero, con Lino Banfi, Vermiuller, Lille Greg, Maurizio Battista, insomma, tu che fai radio, grossi nomi, anche Claudio Simonetti, certo. E poi ho realizzato anche un lungometraggio che ho impiegato 2 anni per montarlo, realizzarlo, girare le scene, La tomba di Evan, anche quello molto, molto bello. E tra l'altro, guarda, io ti dico anche un mio piccolo segreto, quello, siccome vivo nel mondo dello spettacolo, ho molti amici e si offrono volontari anche nel fare delle comparse, delle parti nei miei video, nelle mie parodie, nei miei film, nei miei cortometraggi. Infatti ho partecipato, che tu conosci bene, con Luciana Fraccetto, l'ho avuta in un mio cortometraggio, Giorgia Viero, Michi Giusino, insomma, mi diverto, guarda, non mi fermo un attimo, io prendo e scrivo sceneggiature e poi realizzo tutto quanto.
Ok, allora noi, tu hai dato veramente un'ampia indicazione della tua, del tuo profilo, una ampia profilazione, diciamo, del personaggio Michele Colindi. Noi siamo felicissimi di averti avuto, naturalmente siamo anche pronti e contenti di sentire questo brano, che invitiamo anche tutti gli amici che vogliono anche vederlo su YouTube, possono benissimo vederlo lì, molto bello, molto diciamo fine nella realizzazione e di alta qualità. Va bene Michele? Io ti ringrazio, ringrazio ancora giustamente Mister Cartoon e Susanna Biancone, che sono sempre pronti a cantare le mie canzoni, e sto cercando anche di pensare alla prossima canzone, per cui volentieri, mi fa piacere. Grazie mille, sei stato gentilissimo, mi fa piacere, e complimenti per le musiche che stai mettendo, perché sono tutte veramente belle. Ok, ok, siamo pronti e sentiamo a questo punto Michele Conidi nell'interpretazione di In questo mondo. Ciao Michele, una buona serata. Ciao, ciao. Ciao, grazie. Niente. Ultimamente non ho idee. Sono stanco di cantare sempre le solite canzoni. Vorrei cambiare. Vorrei cantare qualcosa di diverso. Qualcosa di diverso, hai detto? Sì, qualcosa di diverso. Ho io quello che fa per te. Ogni giorno un po' più grossa, ma vado de corsa. Il mondo è in una bolla, mia madre mi controlla, sparisco tra la folla. Cambiare la mia vita e stare in questa vita qua è festa tutti i giorni, qui tutto ti sorprenderà. E cerco una cosplayer, scatto selfie qua e là, tanti like che poi mi porterà. Faccio quello che voglio, faccio quello che mi va. Queste fiere sono fuori controllo, e del resto tanto non ne ho bisogno, perché in questo mondo qua pa-pa-pa-ra, in questo mondo qua pa-pa-pa-ra, pa-pa-ra-ra-ra, pa-pa-pa-ra. So qui che vado in palla, è uno stato che mi esalta. Ho voglia di staccare dalla vita in generale, non voglio farmi male. Non ti devi preoccupare mamma, sto bene come sempre. Ti chiamo dopo, devi stare calma, tanto sono qui con Bulma. Ci sono io in questa nuova canzone, che ti darà un finale contro ogni previsione. Non sono io l'eroe delle tue solite storie, sono contrario a tutti gli spoiler. Faccio quello che voglio, faccio quello che mi va. In queste fiere sono fuori controllo, e del resto tanto non ne ho bisogno, perché in questo mondo qua pa-pa-pa-ra, pa-pa-pa-ra, in questo mondo qua pa-pa-pa-ra, pa-pa-ra-ra-ra, pa-pa-pa-ra, pa-pa-ra-ra-ra. Prendiamo anche dei gadget, tutto ciò che vediamo ci piace. E passiamo dei momenti sbagliati, la normalità, 15 minuti di celebrità, in questo mondo qua.
Ah, oh, e basta questa canzone. Che? Mi piace. Ho capito, devo pensare alla prossima. Faccio quello che voglio, faccio quello che mi va. In queste fiere sono fuori controllo e del resto tanto non ne ho bisogno, perché in questo mondo fa pa 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 pa